Perché i cancelli, come ci eravamo prefissi a settembre, stamattina abbiamo fatto un altro sopralluogo, c'è bisogno di fare ancora tutta la documentazione, i collaudi, chiaramente laddove le cose non dovessero andare per il verso giusto, nel senso che ci sono probabilmente cose da mettere a posto, lo faremo in questo scorcio di tempo, ma insomma i tempi sono quelli che ci siamo prefissi, cioè a settembre partirà l'autostazione, almeno la parte esterna. Nel frattempo stiamo lavorando, per così come abbiamo fatto a Grotta Minarda, per fare la manifestazione di interesse, per immaginare quali sono le attività che sono idonee a far sì che l'autostazione poi resti in vita, che funzioni, che ci sia, come dire, che sia sfruttata nelle sue tutte le sue potenzialità. A chi vi rivolgete, direttore, con questo bando, con questa manifestazione di interesse? Lei chi auspica o immagina che possa riempire quei locali? Io credo in un misto tra commerciale e direzionale. Commerciale, anche grossi marchi, abbiamo avuto diverse richieste di interesse, non è un mistero, da McDonald's che è venuta, anche ad altre piattaforme alimentari di rilievo nazionale, quindi insomma adesso vediamo un attimino che cosa verrà fuori dalla manifestazione di interesse e poi insieme con società specializzate capiremo quali sono le attività che sono più confacenti alla nostra autostazione.